Allora, io la registrazione l'ho mandata. Ludo sempre più barbuto? Sei, eh? Ludo sei sempre più barbuto? Un po' meno in realtà, la sto È vero, limando. le basette ce l'ha accorciato se non Sì, sbaglio. ok, allora perché per quello stava che c'è facendo l'effetto più l'effetto. fine qua è più... Sì, ma Vero? lo devo ancora fare Dai, dai. perché adesso non ho avuto tempo, perché siamo arrivati un po' tardi, quindi ho dato la prima botta, adesso devo continuare. Infatti metto la vignetta Bella qua la per... felpa comunque. Vedo. Bella la felpa. Bella. Scusate, prendere anche tu, Oh, eh. maledetti. Marco, Assolutamente, ascolta, tu assolutamente. sei sotto sopra, non so se pure Giuseppe ti vede così. No, io, è vero, Marco è verticale. Hola. Vabbè, avete sempre detto voi di metterlo così in orizzontale, adesso vabbè, niente, Sì, verticale. prova a togliere il blocco schermo perché ogni tanto te lo fa col blocco schermo. No, non ho il blocco schermo. Cioè, Ah, forse proprio il girato allora, sì. boh, è quello che è. Comunque mi vedete bene adesso? Sì. Yes. Allora, ragazzi, Olimpia, chi lo vince? stiamo già Appunto, registrando, chi lo occhio, vince? prima di dire cose compromettenti, stiamo già registrando. Ve lo dico prima, perché ogni volta devo fare 70.000 tagli. Cose sconche. Ma quello sponso di... No! No, dai, chi lo vince sto Olimpia? Cosa dite voi? Allora, è tosta, diceva prima Giuseppe, stava tutto bello emozionato, è tosta, è tosta. Pure io oggi ci ho riflettuto, ho visto, eccolo. Oggi ho Che tra visto. l'altro hai preso gli appunti, non vale. Io me lo sono anche un po' studiato, tu invece leggi. Allora aspetta, vado anche io a prendere i fogli. Copia, copia. Comunque, secondo me, questo sarà il podcast più parlato tra amici, proprio come se fosse una discussione, senza andare magari troppissimo nel tecnico, come appunto parlando delle categorie, però anche il più difficile, perché secondo me ci sono tante cose in sospeso di questi partecipanti, a parte quelli che non parteciperanno, che sono Ecco, ma tantissimi, meno male purtroppo. non partecipano, È tutto perché un sennò punto di sarebbe domanda. stato già più difficile. Allora, io volevo partire da È qua. tutto un punto di domanda. Volevo partire da qua. Allora, a non partecipare, che sono atleti in questo momento che sarebbero, che dovrebbero stare là, diciamo, tra problematiche Covid, eccetera, sono Hollinshed, che si è preso un anno di bulk per tornare al 2021, perché ha preso la qualifica ai British Finals. Sean Roden non partecipa. Non partecipa Esatto. adesso, l'ultimo è stato Rolly Winkler per risultato positivo al Covid. Winkler. Pure lui. Esatto. Sì, e poi anche lì bisogna vedere, se, tanti dicono che per esempio ha avuto dei problemi proprio per trasferirsi dalla Turchia agli Stati Uniti, quindi... Esatto. Potrebbe, là ci sono un po' di cose perché molti avevano forse fatto dei viaggi l'anno precedente negli Emirati, quindi per questo li usano, gli riconoscono la visa. Ci sono un po' di casini anche da questo punto di vista. E poi c'è stesso che non partecipa Nathan De Asha, che abbiamo qua. Esatto. Black Hill, Flex, che si è Black Hill, fermato per gli Black infortuni. Quello sarebbe stato veramente, veramente gustoso. Quello sarebbe Hill. A stato... molto. Mamma mia. E Rafael Brandao, pure lui non parteciperà. E Cedric. Pericolo. Anche, esatto. Poi anche Sergio Oliva non parteciperà. Sì, Esatto. pure Sergio, giusto. Non figura proprio Sergio nella Oliva lista Junior non giocherà di neanche lui. E partecipanti. Io questi me li ero segnati perché secondo me in queste settimane abbiamo visto di pian questi. piano. Sì, esatto, sembrava veramente una moria. Cioè, di Esatto. questi, secondo me, potevano impensierire, orientare nel top 10, potevano essere... Allora, Macmillan di solito ha una linea pazzesca, mi piace tantissimo, però all'Olimpia non ha mai portato una forma di quelle wow, anzi, arrivava sempre un po' morbido. Paradossalmente arrivava meglio alle altre gare, come per esempio l'Arnold Esatto. Classic, è sempre arrivato meglio. Meglio. Cosa che invece all'Olimpia non si è mai capito il perché Cedric non arrivasse mai proprio da dire squarciato, perché con la linea che ha, con i muscoli che ha, veramente poteva fare molto molto meglio nella sua carriera. Si è un po' impantanato appunto tutte le volte che doveva arrivare all'Olimpia in una forma coi controcazzi, cioè è sempre stato quel bello, ma infatti si è sempre piazzato comunque settimo, ottavo, quelle posizioni lì. Quindi Cedric con i partecipanti quest'anno non l'avrei visto proprio tra i top 5, no, di sicuro, o a meno che non portava logicamente una forma stratosferica. Tutti gli altri potevano essere comunque dei buoni atleti, ma secondo me Hollinshed e Rolly erano quelli che potevano rientrare nella top 10. Rafa Brandao, nì, dipende come arrivava, però ancora un po' troppo piccolino, secondo me, per dire la sua Ancora. all'Olimpia, specialmente con dei mostri di massa come loro.
Nathan D'Ascia mi è sempre piaciuto, però dipende anche lì. Quando era con la Camel Crew era un atleta. Quando poi era andato via dalla Camel Crew, che era ritornato ad allenarsi in Inghilterra, si era ridimensionato. Anche quando ha fatto la Yamamoto Cup qui l'anno scorso, non era il Nathan D'Ascia della Camel Crew, che era tutta un'altra storia. Si sa Da anche quando è se. con Matthew Jansen si è ridimensionato tanto lui. Adesso non Esatto. so se è ancora lì, però è diverso, totalmente diverso. Boh, quindi secondo me questi due erano gli unici che non partecipavano, cioè che non parteciperanno, quindi Olic e De Rolli che potevano veramente dire la loro. Gli altri sì, se fossero presentati in maniera, comunque una forma bella, bella, veramente hard, potevano dirla loro, ma nel top 5 Ci sta. no. L'unico forse è Flex. Flex era la Ah, mina Flex, vagante ok. pericolosissima, perché lì in mezzo la vedevo dura, Poi perché l'incognita flex è sempre stato comunque il fatto che è lontano dai palchi anche lui da un po'. Quindi quello. bisogna sempre vedere le problematiche, perché Ita è lontano dai palchi perché ha avuto dei problemi fisici. Flex, da quello che so, comunque era stata una sua decisione più personale per gestire un pochino quello che erano i suoi interessi economici, marketing, eccetera. Però comunque sei sempre lontano da un palco. Ovviamente se non vieni da un... Comunque da un infortunio, magari in quei 2 anni sei costruito per arrivare a essere ancora più competitivo e si sa Flex comunque le capacità che aveva. Però anche lì è sempre un po' un'incognita, anche perché anche guarda i partecipanti adesso, qua, i primi, cioè i primi, quelli più forti, quanti stanno mettendo foto? Nessuno. Video? Nessuno. È tutto un punto di domanda, quindi è molto difficile stilare una classifica. Ma oltre a quello, raga, sai cosa? Come ha detto pure adesso Marco, Ludo, la cosa che ho visto io facendo l'elenco dei partecipanti, i probabili top 5, ovvero i migliori, sono gli unici che non li vediamo da un anno, perché tutti gli altri, tra cui una Kim Williams, Jan, Lucas, Max Charles, raga, li Fatto abbiamo visti adesso? tutti. Esatto, Sì. però se tu vedi un Philippe è fermo. Brandon Kerrio, che l'abbiamo visto all'Olimpia, quindi sappiamo bene o male com'è. Rami è stato fermo, Bognac comunque grosso modo è sempre quello, ma comunque c'è questo Philippe appunto che è una mina vagante, quindi sai, dipende. Io direi si potrebbero fare due classifiche ipotetiche, una ipotizzandoli tutti al massimo della condizione, che non sarebbe un'idea malata, e l'altra ipotizzando le varie ipotesi, perché sono tutte delle incognite, ognuno di loro ha delle incognite, soprattutto i top 5. La cosa certa è che, almeno posso dirla mia, secondo me i più forti, almeno la top 4 è presa. E io prevederò, non so la posizione, ma un Heath, Brandon Carey, Rami, Bognack, per me questi quattro sono intoccabili là davanti. Poi c'è la mina vagante Dexter Jackson, che è vero che è in decrescita, È però l'ultimo, non ci no? ricordiamo. Non ho capito. Teoricamente sì. E appunto Dexter Jackson in teoria è l'ultimo Olimpia, quindi sai, io l'ho visto, è quello che sta mettendo più video. E ha una densità comunque che è da top 5, cioè non ce lo dimentichiamo, perché dipende come arriva. Se arriva smunto come l'Arnold, ok, ma se arriva rotondo e bello pieno, ragazzi, è temibilissimo. Quindi una. Poi c'è Eddie Chopin, che comunque a livello anche politico e di immagine, io lo metterei comunque subito dopo i top 5, se non quinto, proprio per un discorso di anche immagine proprio di atleta. Sempre se ci arriverà negli Stati Uniti, tra Ma dicono visto e che ha preso problemi anche vari. la visa. Esatto, Lui dovrebbe visa e essere tutto quanto. confermato. Esatto, lui dà per Dovrebbe. E poi c'è il confermato. viaggio di mezzo, un po' lo sappiamo tutti che Esatto, comunque abbiamo facciamo le fatto. corna per lui, poveraccio, che mi sta simpaticissimo. E poi io metterei, guarda, a pari merito una Kim Williams e uno Jan, il canadese. Dipende anche qui dalla forma, perché a Kim l'ho visto, è denso e pieno, ma è brutto come la morte. Jan, sappiamo tutti che è un'incognita, si è presentato in gara in straforma, in gara è penoso, quindi si arriva Sì. molto forte. Dalle foto che mette Patrick l'ho visto veramente bello. E poi da lì metterei Lucas, Max Charles e Regan, che secondo me sono un Allora, pelino io top per queste direi di andare. C'è cose. Hunter. Allora, Hunter aspetta, aspetta. è la mia vagante. Io direi di andare un attimo per gradi e di farci tutta la classifica. Perché sennò. Perché così io faccio vedere in parallelo su Instagram. Ok? Certo, li vediamo una volta, certo. Esatto, così ci ragioniamo. Allora, innanzitutto io partirei da quella che è la. Instagram. Da quella che è la top 3. Che top 3 o top 4. Che sostanzialmente sono Phil, Brandon, Bonac e Rami. No? Yes, Su questi questo sono i siamo four. d'accordo? Ni.
Che è C'è un Mandrovic? Eddie, un arriva Eddie. E Chopin, ecco, dipende come arriva. Se arriva veramente duro, striato, non è... Allora, il bello di Chopin è che non è bello, tra virgolette, nel senso come linea, ma addosso tanti di quei muscoli, Sì, striature ovunque. A quella densità, come si è detto anche in questi giorni, anche su altre pagine, così, e infatti mi trovano d'accordo, a quella densità, a quella durezza, è un po' anni 90, ah, ok? beh, Cioè, ovvio. quel vascolarizzato, il giusto. È quella durezza estrema, non bellissimo, perché comunque non ha quell'effetto estetico, magari appunto come poteva essere uno Sean Roden, per dire, no? Per capirci, o un Philippe dei tempi, quell'estetica che dici cazzo che bello, però dici cazzo quanto è duro, cazzo quanto è in forma. Bisogna vedere appunto l'incognita del viaggio, perché se nel viaggio logicamente si stressa, arriva là un giorno o due prima della gara, sappiamo tutti che è sempre meglio comunque essere sul posto di gara. Qualche giorno prima, specialmente se insomma si va a fare una gara così importante, anche perché sennò altrimenti non ci si spiegherebbe come mai tutti, non solo quest'anno che comunque erano obbligati, specialmente per esempio noi abbiamo Riccardo Croci che competerà nei Memphis Physique, è un mese E lì ormai da un mese. Poi... esatto, si è fatto comunque 2 settimane, 2 settimane e mezzo a Città del Messico per poi trasferirsi adesso a Orlando, ma di base comunque chiunque faccia l'Olimpia va là sempre almeno una settimana prima per ambientarsi, fuso orario, comunque smaltire il volo, eccetera. E lui, se arriva in mega forma, secondo me può essere uno che può rompere veramente nella top 4. Allora, invece sulla top 3 Però sì, siamo d'accordo tra Phil, Brandon e Rami? c'è l'incognita Phil. Io non sono molto fiducioso, che poi magari mi sentirò Ma infatti è parolacce e via quello. là. Però Phil sono un po' dubbioso Ma io. infatti, Cioè, Marco, guarda, io da quel punto di vista sono d'accordo con te perché è ok che è un campione, però innanzitutto il tempo cosa avrà gravato su di lui? Ha risolto il problema all'addome? Cioè, ragazzi, è stato via tanto, non è che dice è stato sempre sul pezzo, cioè l'unico della storia a essere tornato dopo aver perso è un Jay Cutler che però aveva gareggiato ogni anno, quindi si era beccato la batosta l'anno prima mondo. e l'anno dopo è tornato, Phil è rimasto fermo con un infortunio. Quindi io non darei per scontato primo Phil, perché infatti c'è quel Chopin che è una mina vagante. Io secondo me, guarda, una cosa va considerata, il peso politico comunque di Brandon Carey come mister Olimpia in carica, cioè a meno che non arriva veramente pessimo, comunque un podio non glielo puoi togliere, perché comunque nel complesso è completo come atleta. Se arriva ancora meglio, la vedo dura buttarlo via dalla top 3. Appunto, per quanto riguarda un Eddie Chopin, io lo metto sullo stesso livello di un Boniac, ma perché? Perché sono tozzi. Ecco, quindi diciamo che quei tre là davanti, un Heath, un Rami e un Curry, uniscono delle masse spropositate a comunque una linea. Chopin e Curry e Boniac, comunque, sai, vita larga, un po' tozzi, sono dei mostri. Di sicuro si giocano, secondo me, il quarto posto, il quarto e il quinto posto. E poi appunto c'è l'incognita Dexter, vecchietto impazzito là di mezzo. Quindi è veramente, ragazzi, difficile. Però come ha detto Marco, molti danno primo Philippe, anche perché poi si basano su questa famosa affermazione di Heath, secondo la quale sono Philippe, sono tornato, sì, ok, bello, mettiti in fila, cioè, sei rimasto fermo 2 anni, le parole se ne va, se le porta via il vento, poi bisogna vedere come torna. Quindi è l'incognita Philippe che un attimino mette in crisi tutti. Forse paradossalmente è l'Olimpia meno ricco di fascino di sempre, ma quello più difficile che tutti aspettano, perché fondamentalmente i top sono rimasti oscuri fino ad oggi. Quindi paradossalmente hanno recuperato un po' di audience, secondo me. Come stanno tutti gli anni ultimamente, cercano comunque, quella volta hanno invitato LeBron, l'altra volta hanno invitato Flex Wheeler, cioè stanno sempre comunque facendo un po' di audience, cioè cercano comunque di far casino per fare audience. Esatto. Io per esempio, cosa che chiedo anche a voi, che non mi trovo molto d'accordo, sono le wild card. Nel senso, Big Ramy non ha gareggiato, però ti sei qualificato lo stesso perché sei Big Ramy. Allora, va benissimo, Aspetta, aspetta, ma Marco, se... per chi non lo sapesse, sostanzialmente si tratta degli accessi dell'Olimpia a invito, perché comunque gli atleti ci sono delle vie per accedere logicamente all'Olimpia, per chi ha gareggiato e ha fatto un certo posizionamento. Per chi ha conquistato titoli o in Olimpia Qualifier oppure tramite punti, Big Remy non rientra tra questi, però l'hanno invitato come guest, come ospite Neanche Filippo, sostanzialmente. tra l'altro. Anche Sì, Filippo è un ospite. tra l'altro. Cioè, sostanzialmente è l'NPC che decide: ok, non sei qualificato, però
ti faccio venire lo stesso, perché lo decido io. Sì, sì, quello io, cioè, secondo me non è giusto, perché tutti si fanno il mazzo tanto, comunque spendono soldi e soldi per le preparazioni, rischiano comunque tutto quello che sappiamo, è il loro lavoro, magari quell'anno si sono fatti un buscio di culo così, perché si sono dovuti fare 4 gare, 5 gare, 6 gare per vincerne una e qualificarsi all'Olimpia, poi arriva, ok, Bigrami, Bigrami va benissimo, è fortissimo, farà audience, perché comunque chiama anche un pubblico del Medio Oriente, va benissimo. Però per gli altri è una presa per il culo, perché mi dice, come dire, ci sono atleti di serie A e atleti di serie B, è vero, però quando si deve conquistare una qualifica, te la devi conquistare. Cioè, lì dici, oh, non ti sei qualificato, dispiace. Anche per esempio, Cedric McMillan l'anno scorso è stato invitato, ha avuto appunto questa wild card, perché? Perché essendo un sergente dei Marines, non era riuscito a fare gare di qualifica, quindi ha avuto l'invito ufficiale da parte appunto della Pro League a partecipare. Secondo voi, se era il sergente dell'esercito italiano, avrebbe avuto lo stesso l'invito? No. Ma neanche morto, ovviamente. Ma facci caso, la fregatura di questi inviti qual è? Come Kevin LeBron, che venne invitato e fece una figura pessima, cioè il rischio con Philitte è la stessa cosa, perché vedi, tutti lo danno per scontato, grande ricordo, ma... però per dirti, il rischio qual è? Vediamolo un attimino finito in una gara di qualifica. È brutto mettere un 6 volte Mister Olimpia nelle condizioni di doverselo guadagnare. Però vediamo, 7 volte, pardon. Però, appunto, vediamo come è messo, perché se deve andare lì, è il pancione, è un po' brutto. Cioè, ragazzi, cioè, comunque l'Olimpia, quindi anche lì, allora, diciamo, questa qualifica ad honorem è un po' sbagliata, tra faccio virgolette. Una domanda, un Philitte nella miglior forma con l'addome rientrato e controllato e un Brandon Carey nella miglior forma? È inarrivabile, al top è inarrivabile. La mia risata basta? Sì, non ce n'è per questo, nessuno. Capito? È questo che... Cioè, nel senso, ma... da come lui si è posto, la gente si aspetta questo. Si aspetta di vedere, ok, ho lavorato su questi aspetti, adesso arrivo e sbaraglio. Li ammazzo, sì, li ammazzo tutti. Sì. Ma secondo me sia Rami che Heat, al massimo della loro forma, battono Curry, secondo me. E qui, allora, io non darei neanche troppo per scontato il Curry come secondo. Nel senso che, secondo me, Rami è vero... Rami, il problema è che c'ha questo problema che non riesce a presentarsi veramente, veramente in top condition. Ma infatti, poi sai, anche il discorso del virus, quando aveva influito, era stato fermo qualcosa, cioè... Anche lì, quindi, capisci che al top della forma Rami non l'abbiamo mai visto. Cioè, consideriamo questo, un atleta che deve ancora... Non l'abbiamo mai visto perché è anche molto duro. Ipotizziamolo al massimo, e sarebbe bello vederlo, fila al massimo, Rami al massimo, scontrarsi. Appunto, Curry non ha quel patrimonio genetico unico che hanno quei due là davanti, anche se appunto Rami non l'abbiamo mai visto al top. E quindi lì, vedi, è un'incognita. La cosa certa è che quei tre là davanti al top della condizione sono forti, ma per quanto mi riguarda un Eddie Chopin al massimo della condizione, più duro di schiena, massacra Curry, eh. Cioè, io Eddie lo metto anni luce avanti a Brandon Curry, questo c'è da dirlo. Diciamo, anzi, che Brandon Curry dipende molto da come si presentano gli altri su malgrado. Ah, sì. Esatto, troppo... sì. È quello a cui mancano, tra virgolette, più pezzi e più muscoli. Sì, per esempio, nella pose di back, per quanto mi riguarda, ha bisogno di ancora più volumi, soprattutto parte bassa, le gambe nella frontale sono amplissime, quindi mentre gli altri sono densi di muscoli, mentre per gli altri un filo, un Rami, la variabile è la condizione, appunto, perché di muscoli e di tagli muscolari ne hanno, ma li devono tirar fuori. Un Curry mancano dei pezzi e in più deve garantire la condizione, quindi è quello più facile che cada, ecco. Se un, per esempio, un Eddie Chopin va veramente al massimo, diciamo che sai cosa? Boniac, secondo me, è quello che incute meno sorprese, ma perché è sempre uguale, cioè lui ti autogestisce, quindi è sempre lì, sempre, io non l'ho mai visto cambiato, cioè va un po' più tirato, un po' più morbido, ma è quello Boniac, cioè le ossa non gliele puoi tagliare, purtroppo può andare massimo, al massimo del tiraggio, ma è quello, anzi, se aumenta troppa massa, visto che su quella struttura lì appare ancora più tozzo. Quindi secondo me punterà tutto sul tiraggio estremo, ma anche tirato, ragazzi, quei tre là davanti, almeno quei due lì davanti sono intoccabili. Secondo me mancano ancora qualcosa. Esatto, ma anche un Philitte, sai, anche se un Bigrami dovesse andare al massimo della condizione, anche tirato Rami, secondo me non ha quei solchi e quelle rotondità profonde che ha un Heat. Cioè Heat, quando è davvero duro, sono i primi anni, aveva dei muscoli che l'anatomia umana non ha mai visto. Cioè io ho visto delle robe...
cioè posa di schiena, ragazzi, aveva tutta la gara. Ma sai, un Rami, esatto. Sì, mostruoso, un Rami non ha, forse guarda, Rami a me piace molto, per esempio, nelle side, per quella gamba, forse di più rispetto a un Hit. Ecco, Hit non mi piace nelle side, ma fronte, back, ragazzi, massacra chiunque al top della forma, cioè veramente difficile. Rami è sempre, lascia sempre la sensazione del manca qualcosa, cioè dà l'effetto wow perché è grosso, ma manca qualcosa. Vedi, per esempio, qui esco, quella muscolare lì, vabbè, fa paura. Però vedi anche nelle pose di back, Rami veramente ha bisogno di ancora più solchi, ancora più tiraggio. È palesemente inespresso come potenziale. Vedi? Quindi anche qui, ok, forse questa qui è una delle sue più belle, però anche di back così lì perde tanto. Cioè, si vede che comunque poi è un atleta relativamente giovane, Rami, cioè comunque gareggia ok, ma deve ancora metter su fondamentalmente a livello di tiraggi e solchi, cioè la massa non basta a quei livelli. Cioè, un Hit è più piccolo, ma se arriva tirato come deve, ciao e tanti saluti. Vedi, soprattutto di schiena, parte bassa, gluteo femorale, ma anche la schiena appare più vuota relativamente parlando rispetto a un Hit che è denso di muscoli. Cioè, Hit è un groviglio di muscoli che si accavallano nella posa di schiena. Vedi, qui appare paradossalmente vuoto se paragonato a un Phil. Però Sì, adesso vedo se vedi, è un riesco a Olimpia sulle trovare. ipotesi, perché è veramente difficile un codice. Sì, in un mondo perfetto in cui ognuno porta la sua Miglior condizione. forma, esatto, allora si potrebbe fare un Philips primo, secondo Rami, terzo Chopin e quarto Curry, per dire. Apro il massimo della forma. Il problema è che appunto è quello lì il problema. Guarda, guarda qua. Cioè, allora, vabbè, qui anche sembra liscio dalla foto, ma vedete il groviglio di muscoli che ha soprattutto nella parte bassa del lombare, da lì che si, ecco lì, nella zona lombare, è lì che ha dei muscoli che un Rami è vuoto. Cioè, Rami lì ha l'albero di Natale, ma tutta l'albero di Natale è più dei muscoli, dorsale basso pieno, cioè è una cosa incredibile. Comunque, per sembrare liscio come in quella foto lì, io pago, eh. No, della serie, esatto. Ma guarda anche a livello di densità di gluteo, proprio a No, livello muscolare, è qualcosa di incredibile. è Vedo assurdo. che C'è una foto che mi piace sì, da poi sai, si morire. vede anche, ragazzi, la differenza anche di preparazione, ma anche di movimento. Sì, beh, è proprio un altro Cosa, Ludo? livello. No, c'era una foto bella sua che sta caricando la spread, dove si vede veramente una Ah, sì. schiena impressionante. Ce l'ho Sì, attaccata in come... Ultraflex io, sopra il rack. Ah, ho capito. La vedo È come tutti. ma calcola che infatti Hit non ha proprio dalla sua quello che è magari la struttura scheletrica, cioè non è iperclavicolare come possono essere Esatto. appunto magari altri, un Big Ramy stesso, però il bello di Philly è che ha costruito una montagna di muscoli Lui con le e spalle che... esce una simmetria e un'armonia in quel fisico, specialmente secondo me il più bel Philly di sempre è stato nel 2011-2012. Più completo. Dopodiché negli ultimi non è stato, cioè secondo me sta andando un pochino, è stato un pochino in Troppo grosso. stallo Ecco, fino a un lì era certo punto in cui ha perfetto. avuto un piccolo tracollo, appunto per il problema all'addome. Quando ha Esatto. perso appunto l'ultimo Olimpia con Sean Roden, meritava di arrivare secondo, tanti dicevano no, però esteticamente secondo me perdeva appunto dal punto di vista dello spanciamento, aveva questo spanciamento che comunque era dato dal suo problema che aveva avuto e non era estetico, ma poi aveva avuto anche degli altri problemi che non lo facevano più essere lì di una volta, quindi il pensiero dovrebbe nascere spontaneo e dire, cioè chiunque appunto dice che Heath è già primo, già 8 volte Mister Olimpia, ok, ma come tornerà se già 2 anni fa ha avuto dei problemi? Cioè, o se è veramente sistemato e si presenta col controcazzi, oppure se si presenta anche solo quello di 2 anni fa che ha perso contro Roden, non penso che possa vincere l'Olimpia. No, anche perché facci caso, tra questi due qui, secondo me la variabile è anche molto l'allenamento. Cioè, se voi vedete anche come si allena un Rami, che è un pump, il classico giro della palestra facendo tutte le macchine, cioè non è intenso allenamento come file. Lì, ragazzi, sul fisico lo vedi. Cioè, il bodybuilding non è solo dire allenamento e bombe, cioè l'allenamento devi farlo in un modo particolare. Se voi vedete un Philippe è molto più intenso, si vede che ha più esperienza allenamento. Lì i torsi si vedono. Filiz Un sta ancora con Rami, Rambod? penso di sì. Da quello che so ancora sì, però Penso. comunque un Rami lo vedi proprio dalla schiena, un Rami, il fisico di Rami è frutto di un pompaggio con dei pesoni, ma non ho mai visto
a spingere. L'ho visto fare, adesso lo vedevo con Danny James, che lo sto allenando in queste settimane. Sì, dei gran pesoni, ma 8, 10, 12 colpi, ma normali. Cioè, non sto vedendo cose intense. È finito quando lo vedi fare un curl, è lì che è lì, eh. Cioè, testa sul bilanciere, è È una un cosa po' incredibile. scuola camel crew da quello che dicevano. Una volta Focherini parlava che lui appunto ha abitato in Kuwait, ha lavorato in Kuwait per anni, e diceva che loro hanno proprio quella mentalità. A parte che diceva che in Kuwait non amano allenare le gambe, infatti vedi bellissimi fisici nell'upper body, ma il lower non le vogliono allenare. Questo logicamente non è il caso di Rami vedendo le gambe che ha. Però dicono che comunque là è un lavoro totalmente diverso. Era stato tirato in ballo anche Ahmad Ashkanani, che appunto è il meno 212, che anche lui si allena della Camel Crew appunto lì in Kuwait, che comunque fanno allenamenti sì duri, però quello che appunto diceva il Fokero era che sembra quasi appunto che non affrontino l'allenamento veramente con un mindset veramente duro, cazzo, spacco tutto, no? Sembra col telefono in mano. Si ammazzava. Entrano, sì, è più un pompaggio, vedi questi muscoli comunque logicamente crescono per genetica e tutta la preparazione che c'è dietro, che però non hanno quel mindset che magari hanno di più in altri atleti. E quindi è un pochino quella scuola che magari Rami, pur nonostante essendo sotto Chad Nichols adesso, che Chad Nichols, ricordiamolo, è stato il preparatore di molti atleti, tra cui anche appunto Rami Coleman, esatto, giusto? Sì. Pensavo che sia stato qualcosa da notte, No, infatti. anche sì. Risultato, ma come? E quindi, insomma, secondo me la seconda gara con Chad Nichols può arrivare se l'ha studiato la prima, che è stato l'Arnold, in cui è arrivato terzo quest'anno. Tra l'altro, primo Bonek, secondo Dexter, terzo Rami. Quindi anche lì Dexter ha battuto Rami poco tempo fa, cioè non 10 anni fa. Quindi sono passati pochi mesi. Bisogna vedere come si presenta Rami, ok? Quindi anche lì non è detto che anche lui sia nella top 3, perché ha battuto appunto da Dexter pochi mesi fa. Quindi anche da vedere. Però sono curioso perché secondo me Chad Nichols, se prende bene le misure con un fisico come Rami, che dicono che comunque abbia una risposta altissima a Incredibile. qualsiasi cosa, allenamento, alimentazione e chimica, perché comunque gli basta molto poco per avere tantissimi risultati. Cosa che nella Camel Crew, raccontava appunto Chad Nichols, era stato spinto troppo oltre, ma senza avere quei risultati che sarebbero pensati, con lui. A detta sua, aveva comunque ridimensionato il tutto, cioè dicevo che comunque stava a 400 grammi di carboidrati in massa, cosa che senti gente di 75 kg stare a 1 kg. Lui a 400 grammi cresceva, con appunto milligrammaggi che magari sai, come ne parlavamo anche io e te, Ludo, in privato, lì vedi veramente chi vale, perché non è detto che uno così in alto prenda 10 volte uno che è più in basso, che fa i regional, ma Sì. magari ha una capacità sua È più il corporea di. contrario, guarda. È Esatto, quasi bravissimo. sempre il contrario. Esatto, quindi anche lì, avendo una risposta così appunto veloce e facile a qualsiasi stimolo, secondo me Chad Nichols, se gli ha preso bene le misure, sono cazzi. Allora, Chad Veramente. c'è da dire che innanzitutto è sicuramente l'ultima persona sulla faccia terra che si fa problemi a alzare calorie e massa. Quindi se lui ha mantenuto Rami sui 400 grammi di carbo, vuol dire che ha fatto, cioè ha iniziato a fare un lavoro a puntino, sicuramente facendo un passo indietro rispetto a dei suoi dogmi o dei suoi approcci molto molto hard. Quindi vuol dire che la sta prendendo in un certo modo. E poi Chad ha comunque dimestichezza con atleti pesanti, che è una cosa Era molto altrettanto più pesanti, una cosa altrettanto pesante. Perché allora io quello che ho sempre visto di Rami è questo: secondo me l'errore che ha, cioè gli errori che lui accumulava erano sempre le ultime settimane barra ultimi giorni. Nel senso che secondo me, anche lui da come parla, che deve spegnere i social, che si ansia molto facilmente, secondo me manipolano troppo. L'hanno sempre manipolato troppo. E là iniziava a tirare acqua, iniziava a perdere la condizione, iniziava a stressarsi. Secondo me è uno di quegli atleti che va lasciato molto tranquillo sotto gara negli ultimi giorni. Quindi secondo me potremmo vedere a questo giro un bel Rami. ma poi sai, Ludo, l'incognita è sempre quella, anche il discorso dell'allenamento di cui parlavamo prima. Comunque Rami vive in Kuwait, quindi trasferirsi una buona volta negli Stati Uniti sarebbe anche interessante, perché un conto allenarsi 2 settimane prima con Danny James, che comunque ha approcci americani, è un conto allenarsi un anno intero. Ecco, lui dovrebbe fare il contrario, al posto di stare in Kuwait dovrebbe andare forse ad allenarsi con Esatto. qualcuno di veramente tecnico negli Stati Uniti e viverci.
anche perché, ripeto, cioè, se uno si fa un anno in Kuwait a pompare e basta, poi va lì 2 settimane di tecnica, non è che ti fanno tanto, perché costruiamo in off-season. Poi c'è una cosa, adesso vedi, tante incognite, come hai detto anche tu, Nichols appunto è leggendario da quel punto di vista, cioè come coach di leggenda del bodybuilding. Il problema qual è? Che ha sempre seguito americani, cioè ha sempre seguito, o comunque è un Ronnie Coleman, un Chris Cormier, che aveva sotto mano, ok, quindi poteva controllare quello lì dall'altra parte del mondo, quando ti arriva, ok, check, ma sappiamo tutti che anche il video check, la pelle, la qualità, cioè è veramente difficile da controllare. In più, Nichols, adesso non so se, non voglio dire una cazzata, ma non si occupa tanto della parte inerente all'allenamento, cioè sono comunque i coach del Kuwait che si occupano tanto della parte dell'allenamento, e fa tanto, cioè. Un conto è uno Sean Roden che era seguito da Sito e poi si affidava a dei top trainer come un Charles Glass. Un conto è affidarsi a un Nichols e poi allenamento del Kuwait fatto alla cazzo, passatemi il termine. Quindi anche lì nel corso di un anno voglio vedere come funziona. Per esempio, poi ci sono atleti come Curry in cui quell'approccio lì serve, però grosso modo adesso si tirano le somme all'Olimpia. Altra cosa importante è lo stesso Boniek, poverino, che ahimè quello meno cagato di tutti, ricordiamoci che ha vinto l'Arnold Classic, cioè a livello di peso politico una volta il vincitore dell'Arnold era uno dei primi due all'Olimpia, quindi ripeto, sì, è quello con un patrimonio genetico non eccesso, ma va con un peso politico molto forte, questo c'è da dirlo. Ecco perché secondo me sia un Curry che un Boniek sono quelli che a livello politico vanno paradossalmente come i primi due più forti. Poi ci sono le mine vaganti che sono appunto un Rami, un Philippe, però non sottovalutiamo né un Brandon né un Boniek, perché a livello politico, a meno che non facciano delle cagate assurde di arrivare palesemente fuori forma, i bookmaker li mettono belli alti in classifica. Quindi occhio, in Allora, teoria ipotizzando sarebbero loro i primi. che arrivino tutti in top condition, perché sennò diventa troppo un casino. Sì. Siamo d'accordo che Hit vince? Se arrivasse come nel 2011-2012, sì, ma anche fino al 2016, sì, Sì, potrebbe vincere. Dopo, dipende come arrivano gli altri. Io vorrei proprio vedere appunto Rami secondo alla seconda. posto, secondo posto, ipotizzando di nuovo tutti in top condition. Rami. Pure secondo me. Rami. Sì. Rami. E Brandon Curry prenderebbe il terzo oppure lo fate slittare ancora? Se arrivasse Chopin in massima forma, io lo metterei quarto. Idem. Quarto Curry e terzo Chopin? Esatto. Ok. Quindi Hit, Remy, Chopin, Curry. Bonac. Boniek. E poi Boniek e Dexter Jackson, perché se Dexter facciamo ringiovanire di 6 anni quando vince l'Olimpia, e lì la vedo brutta, eh. Cioè, occhio perché lì. Però sì, io metto Boniek primo perché è una gara comunque di muscoli. Sono il primo che ama l'estetica, ma quando comunque l'Olimpia, ragazzi, è una gara comunque di muscoli. E Boniek al top. Secondo me batte Dexter, secondo me, poi Come vediamo. all'Arnold, Sì, d'altronde anche lì c'è certo. da tenere in considerazione quello. Io appunto c'è anche l'incognita di Rami, è vero che magari non era al top, alla sua top forma possibile, magari essendo appunto mai la prima gara preparata da Chad, però comunque è stato battuto, eh. Cioè, c'è da tenere anche in considerazione quello che non sono passati appunto anni, ma sono passati pochi mesi. Cioè, l'Arnold Classic è stato fatto a marzo anche quest'anno, sì, no, marzo. Sì, era tenuto. Sì, l'avevo tenuto. E Ma poi, raga, mese. Dexter non era neanche al toppissimo. Io me lo ricordo smunto qui con degli occhiali more No, assurde. c'è Cioè, anche infatti, un anno. io non so il punteggio, ma comunque l'ha messo davanti. Esatto. Ma io credo che comunque per tornare a Brandon, il peso politico del suo Olimpia è abbastanza debole Relativo. rispetto. Sì, perché comunque è stato un Olimpia strano. Diciamo, lui ci si è trovato al posto giusto, al momento giusto, mettiamola così. Quindi non credo che abbia quel peso politico, per cui la vedrò anche verosimile scalarlo fino al quarto posto. Stessa cosa che toccò a Dexter Jackson quando tornò Jay Cutler, che fece terzo, primo Cutler, secondo Branch Warren, mostruoso. Ecco, vedi, un Warren e un Eddie Chopin mi piace molto associarli, mi piacciono Sì. molto come paragone. Quindi, ecco, là vedi proprio un atleta tozzo, ma con tanti di quei muscoli, soprattutto con quelle gambe, ragazzi. Cioè, quando vedi uno con le gambe come Chopin, che diceva anche Focherini nelle sue dirette, che proprio nella cultura iraniana del bodybuilding si parte dallo squat. Cioè, iniziano i Certo. primi anni, ragazzi, a fare solo gambe. Pensate, mi piace molto questa scuola di pensiero. Quando vedi infatti quelle gambe, è una cosa mostruosa. Cioè, quelli scuotono pesantemente. Quindi,
Io quelle di Chopin, ma poi dicono che è una gran brava persona, molto umile, cioè veramente bravo. Quindi lo vedo. L'anno scorso, quando è arrivato, sì, l'anno scorso ha fatto il saluto da soldato ad Dexter Jackson, perché Sì, ma più simpaticone. proprio si vede il rispetto di una persona che cresce con una cultura veramente rispettosa. Hai Sì, poi. comunque, cioè, hai preso il tuo terzo posto, l'anno scorso appunto è arrivato terzo, il buon vecchio Hadi, mentre appunto Dexter è arrivato quarto. L'unica volta che è uscito dalla top, dalla finale, è stato 2 anni fa, che era arrivato settimo. Poi si è Certo. rimesso sotto, è arrivato quarto appunto l'anno scorso. E Adi, appunto arrivando terzo, arrivandogli davanti, ha fatto questo gesto di rispetto, come per dire: sono davanti io, ma meriteresti tu. Cioè, No. comunque è un onore arrivarti davanti. È Sì. stato Assolutamente. una Poi bestemmia. ragazzi, non dimentichiamo una cosa, cioè io mi immagino comunque nella vita quotidiana né di Chopin né un Bigrami che fanno pascolare le capre, cioè immaginati la scena, cioè adesso sono all'Olimpia perché noi, ok, noi pensiamo al bodybuilding, ma lì facevano un'altra vita prima di essere bodybuilder, quindi da quel punto di vista mi piace anche idealizzarli e vederli lì davanti fondamentalmente, ma più un Assolutamente. Chopin rispetto a un Rami. Rami non ha, diciamo che l'hanno sempre molto tirato su per questo discorso della massa unita delle linee della Madonna, perché uno di quel peso con una vita così stretta è molto bello vederlo, però appunto se vogliamo metterli davanti io preferisco un Eddie a un Bigrami, occhio, perché un Eddie almeno la condizione la porta, cioè fondamentalmente. Quindi saranno Olimpia, ragazzi, che aspetteremo con ansia. Se io la lancio lì così, secondo me, se arriva Philippe come penso, arriva quarto, però. Io qua lo dico, qua lo nego. Terzo, quarto, di più non può arrivare. Se arriva come penso che arriverà. Se arriva Marco, ma al top, come hai detto, sbaraglia tutto, ok. Però il suo top, secondo me, sarà lo difficile. tocca. Quindi, secondo me, il primo posto se lo giocano Rami e Brandon Curry. Dopodiché, dopo questi due, ci sarà Ok. Il un Lopez, Chopin con Filipe. un Adi. Un Bona, che anche un Adi, appunto, bisogna vedere come arriva. E Heath, secondo me, è in seconda fascia. Heath, se arriva come penso io, poi invece magari mi dà torto, sbaraglia tutto, ripeto. Ma sai cosa, Ludo? Stavo pensando al problema che aveva avuto lo stomaco con Filippi. Innanzitutto lui non ha mai avuto, innanzitutto, un addome molto molto super contenuto e dettagliato, comunque. Sì. Anche come forma genetica dell'addome non è bellissimo, è molto dilatato l'addome, non ha i classici quadretti, ok? E ho visto comunque la maggior parte degli atleti che hanno sempre avuto problemi all'addome oppure agli organi interni, alle viscere, quando sono tornati, anche dopo interventi chirurgici, non sono mai tornati a posto. Cioè, ovviamente non stiamo parlando qua di intervento, però chi ha problemi in quella zona del corpo, anche dopo aver risolto, io non li ho mai visti. Recupera. Sì, ma sia come forma, sì, recupera forse la funzionalità organica o altro, ma a livello di forma non è che dici cavoli, è come, cioè, dopo aver operato oppure dopo aver risolto dici cavoli. È come se fosse nuovo, no? Si vede che comunque c'è qualcosa che non va. Può essere anche rientrato laddome, ma se la forma è quella, ragazzi, cioè, come ha detto Marco, è stato fermo degli anni. Poi in questi anni non sappiamo cosa abbia fatto. Gli altri hanno sempre gareggiato. In più, comunque gli altri, sai, dai giudici si sono sempre fatti vedere, avendo gareggiato. Ok, un Rami tutto quanto, ma Rami comunque stava andando da Alicante, le foto le abbiamo viste tutte, ha gareggiato all'Arnold, cioè la maggior parte dei top 5, top 4, top hit hanno gareggiato comunque all'Arnold, quindi anche lì dici cavoli, adesso arriva lui, ok, che è Mister Olimpia, ma sono passati degli anni, ragazzi, cioè a sto Assolutamente. punto sì, vedi, è molto in coma, ma io lo vedo come Marco, io non lo vedo troppo lì scontato Filippo, perché l'addome comunque è sempre stato un punto dolente. Soprattutto adesso che li vogliono belli con l'addome piatto e tutto Sì, quanto. diciamo che Vogliamo. è proprio lui, secondo me, è stato quel passaggio, nel senso che ha vissuto con la sconfitta con Roden questo segnale che ha voluto dare la Pro League sul discorso degli addomi. Sì. E là purtroppo un atleta come Phil o la risolve o non arriverà. Affonda, sì. Sì, sì. Esatto. Sì, che già Oppure avevano anche lì. dato anni fa con Ronnie Coleman, che veramente lì si stava andando oltre. Cioè, Sì. Ronnie con tutte le qualità che aveva, però ragazzi, nel 2005 l'ultimo che ha vinto, già, ma anche prima, quando si girava o si rilassava, quando fa la famosa alzata così per incitare il pubblico. Cioè, no, ma c'era anche un Dennis James, che me lo ricordo forse nell'edizione, mi pare del 2007, che Sempre si gira spalle al pubblico, fa una back double biceps e visto di fronte, perché l'hanno inquadrato bastardissimi, inquadrato di lato,
ha questo addome veramente molto prominente. Fortunatamente hanno tagliato già in quegli anni. Qua hanno fatto capire, secondo me, appunto con Philippe e Sean Roden, di non ce ne frega niente se sei Philippe, ma se avete questo inestetismo potete essere messi dietro. Perché comunque in molti distretti Philippe era superiore a Sean Roden, Sì, cioè grosso, chiariamo, intera. era molto superiore, però aveva quei piccoli difetti che magari Sean Roden non aveva. E quindi secondo me hanno voluto premiare chi aveva meno, cioè meno difetti. E comunque, ragazzi, stiamo parlando del Mister Olympia, cioè Philippe, ragazzi, era un atleta pauroso anche quando appunto ha perso nel 2018 contro Shaw. Però hanno voluto, secondo me, proprio dire: oh, non ce ne frega niente, se sei stato il numero uno per 7 anni, hai quel problema, noi ti mettiamo dietro. È stato comunque, secondo me, un bel segnale. E allora, scendendo un po' di classifica, Hunter, come lo vedrete? Che Hunter sta pubblicando, eh? Hunter Sì, sta. altro che Ma poi sai cosa, Ludo? Come parlavamo mi sa una volta, lui quando lo vedi bianco e nelle foto è un discorso, quando lo vedi sul palco l'olio rende ma molto meno. Anzi, ne parlavo con Marco l'altra volta, il dubbio che scendesse nelle 212, perché io personalmente l'ho visto molto ridimensionato, eh. Ma lo vedi già dal viso, lo vedi abbastanza smunto, abbastanza più basso di peso. ma perché Bisogna Hunter vedere. secondo me ha quella pelle tipo Dennis Wolf, molto bianco, molto Anche molto come bianco. James Holinshed. Ah sì. Esatto, quando sono scolorati, passatemi il termine, Prendo tutte le vene in sottopelle, molto questo. È vero. tutti i particolari, il colore paradossalmente va a spegnere un pochino quello che, so, che è la loro durezza. Io per esempio quando abbiamo visto che poi che ha vinto il Tampa Pro quest'anno battendo appunto Jan, che è arrivato secondo, e poi invece Jan ha vinto il New York Pro e si è qualificato all'Olimpia. Ma quando infatti ne parlavamo io e Giuseppe, quando l'abbiamo visto Hunter, cazzo, vedevi le foto sotto il palco, cioè in palestra, durissimo, vene, striature, dicevi, cazzo, non gli manca niente a sto ragazzo. Salito sul palco non ti dava quell'effetto da dire minchia, che ti davano le foto magari viste su Instagram. Quindi è un po' un'incognita, c'è cioè anche lui, bisogna vederlo un po' sul palco come arriva. Ma sai cosa? Che poi Dobbiamo. lui lo metto un po' sullo stesso livello di Ian, ma perché? Perché sono comunque bei muscoli entrambi, belle proporzioni, però sai, a Tampa comunque lì comunque un Hunter riuscì a battere Ian perché Ian veramente era pessimo. Cioè, c'è da dire una cosa, io sto vedendo delle foto adesso, non so se siano ritoccate o meno di Patrick, però Ian fa paura, fa veramente paura, cioè a livello di muscoli, vita Ma stessa, Ian per me uno già Ian. era già cambiato molto dal Tampa Pro al New York Pro, ha fatto un Esatto. salto di qualità ottimo, perché comunque strutturalmente non è quello, anche lì si torna sempre a struttura scheletrica, non è bellissimo, però ha un addosso tanti di quei muscoli e tanti di quei tagli, quando arriva veramente in forma, che cazzo, è lo stesso discorso che si era fatti la prima volta quando si parlava appunto di Holyfield contro Regan Grimes. Regan Grimes è più bello a vedersi all'occhio, ma Holyfield era superiore, quindi bisogna vederlo. Io metto tra virgolette tre persone in lista appena sotto la top 5, che sono appunto un Jan, Hunter Labrada e una Kim Williams, che ripeto è brutto da far schifo, ma è grosso, è veramente grosso e denso. E quei tre se la giocano secondo me appena sotto la top 5. E sono, guarda, Hunter è quello più proporzionato secondo me, cioè quello che se arriva veramente duro, gli manca è vero della maturità e altro, però non ha muscoli deboli, eh. Se tu analizzi dai polpacci in su. Un No, Hunter no. Labrada ha comunque dei muscoli veramente rotondi. Un Hunter Jan. ha veramente pochi difetti, ha veramente pochi. Sì, ma infatti mi ricorda molto suo padre, gigante, capito? Cioè, veramente è fisico, è molto come un lì. Gigantesco, più 20 kg, però no, facciamo 30, però è veramente grosso. Se tu vedi, per esempio, un Jan, i polpacci un po'. Appare sempre essere un po' vuoto, non so come spiegarmi. Forse perché il busto anche è un po' più lungo, eh. E quindi Jan appare sempre è della serie, lo puoi riempire ancora con qualche altro chiletto. Hunter dà l'impressione di dire cazzo com'è pieno, cioè dove li metti? È bello rotondo. Però questa mi dava l'impressione, quello che stai dicendo tu, mi dava l'impressione, questa impressione nelle foto, sul palco È quello, perché gli devi vedere di fianco, è quello, sempre quello, esatto. Perché comunque la brava non è gigantesco rispetto sia a un Jan che una Kim Williams. no. Però appunto è sempre il palco, raga, vedi, noi per adesso stiamo vedendo appunto delle foto singole e singole sono tutti fortissimi. Poi sul palco, ragazzi, è dura, cioè quello sicuramente. Ragazzi, io di anno non ho mai trovato belle foto dai palchi. Sempre un po'.
Sì, no, sempre quel, ti lascia sempre quel sì. Non saprei. Poi Hannes è uno di quelli che con il colore sul palco è veramente orrendo. È un altro che lui deve essere bianco, eh. Ecco, sia Jan che Hunter sono molto più forti bianchi. Quando vanno sul palco li hanno sempre colorati molto male, opachi. Cioè... Spezzo una lancia per Jan, perché comunque la quali se porta qualità con una quantità di muscoli, come dicevi tu, magari può metterne ancora, va bene. Però minchia, forte. È un bel atleta, eh. Cioè, stiamo parlando comunque di top 10 Olimpia, quindi qualsiasi cosa si dice, magari quello a quel difetto, quello a quell'altro, è sempre relativo al fatto che stiamo parlando dei top 10, quindi cioè, per essere comunque dei bodybuilder sono il top al mondo, siamo chiari, quindi se si va a commentare come quando magari logicamente parlando di calcio si dice sì, però quel difensore lì è scarso, però se gioca in Serie A e gioca alla Juventus, certo, o al Milan o all'Inter, scarso non è, quindi si parla, è sempre comunque un trovare un difetto, il filo nell'uovo proprio, che è uno dei sempre dei migliori al mondo, ecco, si paragona sempre lui agli altri migliori al mondo, perché sai, magari tanti dopo dicono sì, però chi siete voi per dire quello ai polpacci piccoli, quello, cioè sì, sempre misurato comunque in base al fatto che siano i migliori al mondo, certo. Come appunto quando un centrocampista sbaglia un rigore, figa, ma chi piede storto che ha, sì, però gioca in Serie A, quindi capiamoci, no, no, per hai fatto bene perché già ce li vedo i commenti. Esatto, quindi no, no, per... assolutamente, assolutamente. Diciamo, sai che quelli di Ludo che tra virgolette andranno secondo me fuori dalla top 10 saranno appunto un Reagan, un Mazzarte, ecco, un Lucas, perché semplice, non hanno vinto neanche una gara di qualifica, cioè se tu pensi da Jan, da Kim, Hunter, comunque hanno vinto una gara, ragazzi, cioè vanno da vincitori di una qualifica, quindi qualifica diretta avendo vinto una gara da professionisti. Lucas, Max e Reagan ha vinto, pardon, però un Max, Charles e un Lucas per esempio non avendo già vinto, io li considero già una classe leggermente inferiore, stiamo parlando, come ha detto Marco, comunque di top atleti, però sono lì per sommatoria di punteggio, avendo comunque gareggiato, beccato dei punteggi utili di qualifica, gli altri hanno vinto, se ha vinto almeno una gara da pro, quindi comunque hanno battuto molti degli altri, quindi Reagan, per quello, come lo vedete? Non ancora competitivo per la top 10 all'Olimpia, sincero. Sì, bello, non lo farà mai. Mi sto però, facendo credere che lui non lo farà mai. Non ha quel che di wow, cioè di incredibile, ma è sempre stupido. Può essere anche bello, più estetico, però una Kim Williams che è brutto, nel senso muscoli messi lì, ma è mostruoso. Cioè, nel senso, ha una caratteristica distintiva. Cioè, ognuno di quelli là davanti ha una caratteristica che rende il loro fisico unico. Reagan Grimes, cioè, cos'è? Un bel ragazzo, stop. Cioè, non è come parlavamo con Ludovico l'altra volta, quando analizzavamo la gara di Alicante, non è né carne né pesce, cioè, non è né abbastanza grosso per essere un freak, né abbastanza bello per essere un estetico, gli manca qualche muscolo in alcuni punti, quindi non ha una caratteristica che dici, cavoli, una Kim è brutto, ma ragazzi, è gigantesco, è un freak estremo. Gli altri hanno delle caratteristiche genetiche secondo me molto superiori, lì a quei livelli si parla proprio di livelli di genetica, non stiamo dicendo che un Reagan non sia un ottimo atleta, ma di sicuro è tanto giovane, però anche nel patrimonio genetico non ha quel che è di speciale. Vedi, una Kim, ok, può essere brutto qui già l'anno scorso, però comunque era gran forma, ragazzi, cioè sì, è brutto, ha dei muscoli con una forma particolare, ma è tremendamente denso. Secondo me un top 10 lui ci rientra, è occhio. A Kim Williams, vai vai Ludo, lì. Io ho sempre notato in Hakim una incongruenza tra il tiraggio del back e il tiraggio del front. Sì, il back, esatto, è sempre un filo più acquoso. Esatto. Comunque queste sono... Una volta un mio amico Alessandro Alessio Bertolino, sì, Alessio Bertolino è andato in gara a Padova, non mi ricordo, sì, era a Padova, che mi pare fosse a Padova quella gara lì, che aveva vinto Renatovic e secondo era arrivato a Kim Williams, e diceva che aveva visto nel backstage sdraiato a terra, seduto a terra per riposare, aveva il polpaccio che appoggiava sul pavimento. E diceva che l'effetto appunto palloncino, nel senso schiacciandosi il polpaccio sul pavimento e andando in larghezza, era largo tanto quanto il suo quadricipite. Era un metà giuro, mi sono fermato a guardarlo perché era
talmente immenso, fa la cosa che mi ha veramente colpito, comunque era ancora vestito, aveva il pantaloncino, aveva questo polpaccio che usciva dai pantaloncini ed era una cosa veramente un quadricipite al posto del polpaccio. Vedi? Quindi è proprio un freak per eccellenza, Kim. Come dici magari tu, non ha magari quell'estetica da dire wow, che bello, ha magari anche un pochino l'attaccatura del dorso un po' troppo alta, ha quelle magari pecche, tra virgolette, strutturali, però ha tanti di quei muscoli e se dovesse arrivare, come diceva Ludo, contro un Completo, bel tirato anche dietro. attuale, appunto, potrebbe veramente essere comunque non magari un top 5, no, gli manca ancora qualcosa, però potrebbe essere un atleta bravo. Io lo Ecco, vedo prendendo bene, ma io lo vedo bene, sinceramente, Kim. facci caso, Ludo, ecco, parlando appunto del confronto tra Kim Williams, Jan e anche Ander Labrada, se Hakim arriva, come dici tu, dietro duro, Ander e Jan gli spacca il culo, passatemi il termine, perché è quello veramente grosso. Cioè, agli altri due, vedi, Jan deve andare comunque condizionato e soprattutto deve andare un po' più pieno. Labrada è giovane, secondo me, io Labrada lo vedo quello meno rispetto a con meno sì. caratteristiche ancora. È in evoluzione, come un Sergio Oliva Junior, è ancora Sì, fresco. però Tra tra due Hunter e Ian, io sinceramente vedo Hunter davanti. sì, Andre è più completo, diciamo, Ian è quello lì un attimino che dà l'impressione di se fosse un po' Io più, non l'ho mai del tutto capito, Ian, sono sincero. è un po' particolare, dicono anche in giro, cioè anche da capire come persona, un Ah, po' no, io ti dico fisicamente, non mi ha mai veramente ispirato, cioè non è uno di quei... no. Non lo so. Neanche, no, Posso ma non è aggiungere anche stato un toppissimo. trattenti anche a Osla Dile. Sì, lui zitto zitto, però se arriva tirato, È ma tirato è temibile. Occhio perché... arrivato ottavo l'anno scorso all'Olimpia, Osla Dile. Quindi quando si gira di back ne spazza via tanti, con il gluteo così striato, così cioè, ce ne sono veramente pochi in giro di glutei come Osla Sì, Dile. è l'unico che può posare il culo in fuori, perché ce l'ha rigato anche il culo in fuori. Può permetterselo. Sì, ma lui vedi, ecco, sono quelli lì secondo me tra Keane, Jan, Hunter e Lucas che è forse una battaglia che vale al pari dei primi quattro, assolutamente. Sì, Ma secondo me infatti, c'è raga, guarda. molto questa divisione. Sono switchabili i primi 4-5 tra di loro e sono switchabili gli È altri vero. 4-5 tra di loro. Cioè, nel Sì. senso, sai che un Hunter magari non ti ritroverà tra i top 3 o i top 4. Però, No, allo stesso, dai. cioè, ce l'hai identificati come se fossero in due gruppi, ben distinti. Poi Esatto. c'hai Ma secondo me sicuramente... c'è la top 6 e poi c'è il resto. Sì, 6 però, diciamo che il contando resto... anche Dexter. Esatto. Ma guarda, io sarò un sognatore, però mi immagino sempre un Dexter Jackson che arriva in grandissima forma e li spazza via tutti. Magari, giuro, farei la firma adesso, giuro. Ma Per io ti dico, concludere la ma guarda, carriera, ma sì, ma poi... Cioè, Dexter, ragazzi, si sta allenando in home gym, si sta allenando in una home gym di un suo amico. Cioè, ma non so se l'avete visto. il cazzo, siamo chiari, cioè, ai manubri che gli arrivano fino adesso non so quante libre, Ma però ragazzi, sta allenando con dei pesi liberi. Basta, ai manubri esagonali che ho io. Porca miseria, c'è cioè una figata. visto che ha una poliercolina, tra Sì. l'altro se vai sul suo Instagram c'è alcuni video, Ludo. Vado. Sì, si viene con gli elettrosimulatori, ma... Sì, però ecco, dici che uno si sta allenando alla Goals, al No, Power lui Gym, ecco. si allena da questo home gym di questo suo Powerhouse. amico. Incredibile. Vado un attimo a pisciare, ragazzi, come al Vai, vai. solito. Strano che non fosse ancora andato, fighi. Sì, ma infatti, Ludo, se vedi dove sono le storie in evidenza, secondo me, all'inizio, c'è il workout, esatto, guarda, nelle prime storie, esatto, Forse dovrebbe esserci questo. qualcosa nell'allenamento, perché lui mette ogni giorno video, si sta allenando solo con dei manubri, una poliercolina, con degli elettrostimolatori, sarà una nuova trovata per allenarci, però lui si allena in home gym, ragazzi, cioè gli altri hanno tutte le attrezzature, lui continua in home gym. Sì, questo penso sia vecchio, magari fosse così quest'anno, ecco. Però, cioè, ragazzi, un Dexter se arriva come deve, aia, aiuto. Poi sai, anche lì, cioè, gli potrebbero dare il premio all'anzianità, cioè, se lo mettono lì davanti nei primi tre, gli altri stanno zitti, cioè. Ma poi Sì, no, Dexter è ma molto amato anche tra i colleghi, tutto quanto. difatti sì, difatti questo sì. Secondo me sarà bella da vedere. Nel senso, bisogna vedere sempre dove arriva. Bisogna considerare che comunque è l'ultimo Olimpia, quindi un filo di spinta. Sì, perché uno può pensare, sai, o che arriva veramente tipo Vince Taylor, le ultime gare che era proprio in decadenza completa, oppure arriva
della serie forte, ma Dexter c'è di sicuro arriva duro, eh. Liscio non arriva sicuro, bisogna avere diversi fattori. Ovvio che l'età aumenta, però sai, è sempre un'incognita. Purtroppo, veri, anche negli ultimi anni non abbiamo mai visto un'Olimpia in cui i top 10 fossero al massimo della condizione tutti, eh. Cioè, c'era sempre, è sempre anche la forma che è la discriminante. Mi piacerebbe veramente vederli, come abbiamo ipotizzato prima, allo strato top tutti. Lì sarebbe un grandissimo Olimpia, però sono consapevole che la forma molti non la porteranno, perché considera che molti comunque hanno gareggiato spesso, o almeno si sono fatti vedere, vedi una Kim, uno Jan, un Hunter, Lucas, cioè, Regan, o Max Charles, cioè molti hanno comunque gareggiato, cioè comunque sai, un conto è arrivare lì freschi come una rosa e non aver mai gareggiato, un conto è andare lì con 2 o 3 gare all'attivo, cioè dopo un po' arrivi all'Olimpia proprio che sei impicchiata. Tanti spunti, ragazzi, tanti spunti. Diciamo che su internet ultimamente ne ho sentite troppi profeti, come ha detto Marco prima, finit primo. No, ragazzi, cioè, quella è una gara a parte dove secondo me anche l'orgoglio, cioè, si vede di un atleta. Cioè, secondo me l'Olimpia è come la Coppa del Mondo, ci sono delle squadre di merda che danno tutto. Cioè, all'Olimpia è l'Olimpia. Cioè, io sto vedendo, vabbè, in questi giorni che ormai lo sento ogni giorno. Parlo bene di Memphis con Riccardo Croci che si allena a momenti per andare alle Olimpiadi, cioè della serie, ed è uno che non è mai andato all'Olimpia da europeo, cioè si sta allenando, ragazzi, ho detto vabbè ragazzi, oh calma Ricky, sei un Memphis. No, l'ultima frase che ho sentito da Ricky, giù, io le bambole lì non le voglio andare a pettinare, cioè occhio, della serie sì, ma il culo vai una volta nella vita all'Olimpia te lo vai a fare, cioè Certo. quindi sai, bisogna sempre vedere appunto come reagiscono tutti. Un Philippe in questi anni da fermo cosa ha provato? Cioè, se veramente ci ha messo quella rabbia, quel senso di rivalsa, cosa diciamo che quelli tra virgolette meno motivati sono tra virgolette un Boniac, lo vedo un po' sempre molto L'anno molto, un molto attuale, losco, per cioè. suo. Ma sì, molto Però non lo losco. so, perché comunque gli manca solo quello, eh? Cioè, è vincitore dell'Arnold, cioè, è sempre lì comunque a combattere anche per l'Olimpia, quindi non so quanto non sia affamato. Allora, Sì, secondo diciamo che sì. me, allora, ti dico questa cosa, io credo che molti di questi atleti scatti il discorso, e anche per questo molti non li vediamo in top all'Olimpia, scatta il discorso all'Olimpia comunque non vinco. Quindi a me conviene giocarmi la top condition, quella vera, su un palco come l'Arnold, dove effettivamente posso regnare e vincere. Io vedo molto questa cosa. Sì, Sì, all'inizio della probabile. strategia. Il Cedric di prima, intendi? O Bravo, esatto. di un Boniek. Tra l'altro, Boniek però non ho mai visto queste grandissime differenze No, lui personalmente no. tra l'Olimpia. Sembra simile, Esatto, sembra sempre un copia e incolla Boniek, più o ma meno. infatti, Marco, facci caso, lui quando era con i Lille, una volta mollato Lille, si è sempre autogestito. Quindi stiamo parlando di un ragazzo, adesso non so le sue competenze a livello di farmacologia, allenamento, tutto, secondo me sta facendo sempre le stesse cose. O farà delle consulenze in giro, non lo so, Poi però se si comunque sta non è autogestendo. giovanissimo, non è neanche giovanissimo Boniek, è Esatto, un po' quindi di prendere secondo me qualche lui anno continua a fare, di farlo. esatto, lui continua a fare secondo me le cose che ha fatto fino adesso, casomai qualche consulente in giro, però ecco, il cambiamento che ci possiamo aspettare da lui secondo me non è drastico, eh. È quello secondo me che si presenterà più o meno simile all'Arnold, casomai come ho detto io potrebbe spingere più sulla condizione perché più muscoli andrebbe a essere ancora più tozzo, più tirato glielo auguro, però non è che arrivava liscio, cioè arrivava comunque un'ottima condizione, poi è bello denso, è un ammasso di muscoli, se va tirato comunque ecco non mi aspetto grosse sorprese. Gli altri invece sì, gli altri sono delle mine vaganti, Secondo me questo Curry sarà uguale all'anno scorso più o meno, non avrà fatto tanti miglioramenti, ho questa impressione. è Ci ho visto secondo me. qualche foto allo specchio, il classico specchio, no? Le foto allo specchio sono le più sopravvalutate di tutti. È vero, se sei grosso allo specchio si vede, se sei un secco allo specchio si vede, va benissimo. Però tanti che vedono queste foto allo specchio appunto dell'Oxygen particolarmente, no? E tutti dicono, questo fa paura. E dopo li vedi sul palco, cioè per esempio, un esempio, Rolly Winkler, quest'anno c'era il punto di domanda, come arriverà quest'anno? Il piccolo arriverà dimensionato, foto arriverà meno spanzato, foto allo specchio, in penombra, in front. Dov'è il punto debole di Winkler? Nella schiena. Bisogna vederlo nella schiena, perché se in schiena si presenta tale e quale l'anno scorso, non vincerà, neanche fa top 3 e molto difficilmente farà anche top 5, magari.
se migliorerà anche la schiena, allora è un conto. Poi il fatto di sempre basarsi sulle foto allo specchio o foto normali, le gare comunque alla fine si fanno sul palco. Uno può prendere uno spunto, vedere, tirare qualche conclusione, ma la maggior parte delle volte le foto allo specchio, poi quando si vedevano dal vivo, non erano quelle, cioè non rispecchiavano la realtà. Quindi anche lì, Curry, io da quel poco che ho visto, però non mi sembra rivoluzionato. Cioè, è vero che anche lui dice: sono il campione in carica, se l'anno scorso ho vinto, quest'anno mi ripresento più o meno uguale, dovrei magari vincere. Sì, però devi mettere in conto come si presentano anche gli altri, perché se, come detto prima, se un Bill Graham si presenta al massimo della condizione, cioè, secondo, Ha detto punto, che l'anno lì. scorso di nuovo è stata un'Olimpia particolare, quindi Non c'erano in ancora. molti, mancavano, cioè occhio, quest'anno ce ne saranno di molti più agguerriti. L'anno scorso era un line-up anomalo, tra virgolette. A me la cosa che Poi. piace è che sarà un'Olimpia, secondo me, di passaggio, perché ci saranno molti della vecchia guardia, Esatto, e quelli della però ci nuova. sono tanti atleti al debutto sul palco dell'Olimpia che saranno poi, secondo me, quelli che caratterizzeranno i prossimi Olimpia. Quindi un Hunter, un Ian, quando ci sarà il prossimo anno anche Brandao, ci sarà Hollinsh, questi saranno i prossimi, la nuova guardia. Io sarei stato curioso a vedere Hondicic sul palco Da dell'Olimpia, sono morire, sicuro. da morire, da morire. Perché quella graniticità che secondo me ha ora sul palco dell'Olimpia possono portarlo al massimo Adi, Chupan, perché quello è una roccia vivente. Però quella densità muscolare, quei muscoli, cioè messi anche al punto giusto, come si parlava anche prima, non ha quella struttura magari così bellissima all'occhio. Ma se guardi tecnicamente, come dicevamo anche nel primo podcast, non è quello che piace a noi, quello che deve vincere, è quello che tecnicamente ha più rispecchia di più i canoni e quindi vince. Allora, il bodybuilding è uno sport che si basa sul vincere più pose. Chi vince più pose, ok, automaticamente vince. Ok, teoricamente dovrebbe essere così. Quindi, messo lì, è veramente forte. L'avrei voluto vedere sul palco dell'Olimpia. Però secondo me non è neanche sbagliato mettersi ai box a dire ok, tanto quest'anno, ragionamento che facevi tu Ludo prima, se vado tanto non vinco, quindi se devo andare a fare il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, a sto punto cosa mi porto in tasca? Niente, mi metto in costruzione, anche perché poi bisogna anche sempre vedere cose che magari noi non sappiamo, magari ha dovuto fermarsi per forza, magari ha dovuto fare uno stop, magari insomma gli conveniva farlo per tanti motivi, salute, piuttosto, non lo so, non sono mie ipotesi. Però mettersi in riposo e quindi in costruzione per portare l'anno prossimo un pacchetto ancora più completo dalla base che è adesso, secondo me può veramente andare e rompere veramente tanti, tanti, Io ti tanti culi, dico, secondo diciamo. me, allora, James ha portato, soprattutto nell'ultimo Opa, anno, come? E soprattutto l'ultimo anno James ha no, Ludo, fatto ormai un... viene. Sì, no, va un po' in ritardo. Dicevo, soprattutto nell'ultimo anno ha procrastinato tanto il periodo di preparazione, nel senso che poi si era presentato al Romania Pro, che era veramente una busta d'acqua, tant'è che ha saltato il Tokyo Pro. Ci ha avuto diversi problemi e tutto il resto. Io credo che lui abbia voluto non fare gli errori del passato. Quindi, ok, ho portato un'ottima condizione, ho fatto queste gare a posto. E soprattutto io, quello che ho visto da lui è tanta tanta curiosità di farsi un off-season con Patrick. Un off-season fatta bene, in funzione. Cioè, lui diceva sempre questa cosa: dice: mi ha rivoluzionato, ora sono curioso di vedere che cosa mi fa in un off-season, quindi in un progetto annuale di gara, sono curioso. Quindi, secondo me, lui ha trovato una giusta sinergia, un giusto equilibrio con un Col corso preparatore, anche. e quando ti si accende quella cosa, vuoi solo crescere, vuoi solo ottenere il meglio. Ma anche perché un preparatore, se vuoi veramente testarlo al 100%, devi dargli tempo. Quello che tanti adesso sbagliano, meno nei professionisti, perché magari già i professionisti hanno più testa, perché se sono arrivati lì comunque oltre al fisico hanno anche testa. Però vedo per esempio anche tanto spesso negli amatori di cambiare coach come cambia il vento. Quindi questo coach, ho provato a prepararmi 2 mesi per una gara con questo coach, non mi ha fatto vincere, io dovevo mai vincere, meritavo, cambio. Cioè, bisogna sempre comunque dare il tempo a un coach di conoscerti, perché comunque uno non è che appena arrivi può tirare fuori il meglio di te stesso, come per esempio è stato con Chad Nichols appunto con Bigrani. Bisogna lasciare tempo e vederlo in tutte le fasi. Se tu comunque ti sei fatto i cazzi tuoi per mesi e poi arrivi da un coach e gli dici voglio gareggiare fra 2 mesi, magari lui ti fa gareggiare e ti dice magari, ovvio dovrebbe stare anche a lui dire occhio,
non possiamo tirare fuori il meglio, però se vuoi gareggiare andiamo, ti porto al massimo possibile. Ma là perde il cliente, quindi lo fa gareggiare per forza. Beh, esatto, potrebbe esserci anche quell'incognita. Però in 2 mesi, e senza aver fatto una fase di magari pulizia prima, poi una fase di massa come si deve, e come fai a conoscere un atleta? Come fai a portarlo al massimo? Cioè, quel cambiare continuamente coach di sicuro non porta da nessuna parte. Quindi un mio consiglio, che di sicuro verrà anche da voi, di lasciare tempo a un preparatore, prima di tutto sceglierlo con intelligenza, quindi non affidarsi a chiunque, magari informarsi, vedere appunto come lavora, farci una bella chiacchierata, vedere anche quello che ti trasmette, ma soprattutto quello che vuol fare col tuo corpo, perché insomma è un corpo che dobbiamo tenerci a vita teoricamente. Quindi, ma dagli comunque la possibilità, una volta scelto, di fare tutto il lavoro e dagli la possibilità di tirar fuori il meglio di te, perché in 2 mesi, che parliamoci chiaro, chi tira fuori il meglio di qualcuno in 2 mesi? Cioè, almeno secondo me, per vedere il lavoro di un coach bisogna fare sia appunto fase di detox, pulizia, quello che è, se ce n'è bisogno, che di solito ce n'è sempre bisogno, comunque una costruzione, da partire appunto a vedere, costruire e poi andare in gara. Ma gente che magari fa la massa per andare in gara cambia coach, ma se ti sei affidato a un metodo, a un'idea, o comunque una persona che ti stava conoscendo per 6 mesi di massa, come fai poi a fidarti a uno per fare tiraggio? Ci può stare, magari arrivi in forma, magari arrivi vincente, ma secondo me bisogna lasciare tutto un percorso, sì, dall'inizio alla fine, quindi dall'inizio, può essere detox, massa, fino ad arrivare a una gara. Alle gare non sei felice, non sei soddisfatto, allora puoi cambiare, perché magari hai visto approcci che non ti sono piaciuti, non sei arrivato in forma, ma dagli la possibilità. Io vedo veramente gente che in un anno cambia 4-5 preparatori. No. Non è fuori in media da nessuno. È quello. No, esatto. Ma Marco, ma ti dirò di più, cioè io non farei da atleta, cioè non otterrei neanche un anno, otterrei un paio d'anni, perché a meno che il coach non faccia degli errori madornali, tipo non so, farti star male o farti arrivare penosamente fuori forma, se tu arrivi in una forma buona, sappiamo che comunque le gare dipendono da diversi fattori. Io per me, per valutare un coach, oltre come hai detto tu, devi testare il coach in tutte e tre le fasi, quindi pulizia, massa, tiraggio, ok, gestione post gara, che è la fase secondo me più importante, ma lo devi testare anche un altro anno per vedere se, dopo che ti sei comunque trovato bene, se riesci a migliorarti conoscendoti meglio, perché anche il fatto di cambiare dopo un anno intero è cosa hai concluso, cioè non è che è una scatola che è il appunto, esatto, cioè non è che anche dopo un anno, a meno che, cioè anche Chad Nichols primi mesi con Rami, prima gara non l'ha portato a vincere, ma secondo me, qua lo dico e qua lo confermo, cioè non vincerà neanche l'Olimpia quest'anno Rami, secondo me. Ma non perché Chad non è bravo, perché il risultato, ragazzi, nessun coach ti può garantire la vittoria, però è interessante per i ragazzi testare un coach anno dopo anno, ripeto, a meno che non faccia degli errori madornali. Sei impallato? Sì. Ok. Allora, anche il podcast ha detto minchia Giuse, basta un attimo, aspetta. In questo sguardo così epico si è impallato. Tanto lo sappiamo che poi ricomincio. Ah, no, sto per fare lo screen. È tornato. Is back. No, yes. Però è giustissimo, cioè concordo al 110%. Cioè, quindi sai, ma è l'obiettivo del bodybuilding. Cioè, l'obiettivo del bodybuilding, secondo me, è migliorare il proprio fisico, non vincere gare. Cioè, ovvio, quella è una conseguenza del percorso, ma se tu non capisci dei tuoi errori e dai modo al professionista di turno di migliorarti, ragazzi, c'è nessun coach, a meno che tu non sia fotonico, la prima gara prendi e vinci. Cioè, poi, ripeto, anche in quel caso lì... C'è una domanda. Quando decidi di cambiare preparatore, ok, perché non sei contento, mm-hmm, tu hai veramente fatto tutto quello che ti ha detto di fare. Esatto. Anche là dice... Cioè, molti magari... Il classico, no? Magari l'integrazione e l'OTC non la prendono. Sì, per risparmiare, oppure per le famose cose. Ma sai quanti vai al ci compro con questo? Ovvio, quelle cose lì, giustamente, Ludo, ma quelle cose lì ti non mai. Devo andare al mare, mica 1.000 euro, devo andare al mare, ma sai quanti boccettini ci compro? Sì, sto a casa, meglio. Però vedi anche lì, come tu, vedi, a parte che cambiare coach, secondo me, è una delle cose che un uomo, una delle cose più difficili che un uomo con della coscienza possa fare, perché se parliamo di atleti di questi tempi, che come ha detto Marco, cambiano una volta al mese, io ho visto atleti che andare in 3 settimane 2 coach, cioè stiamo parlando di quello, cioè io parlo di uomini con una coscienza, cioè io in vita mia ho cambiato 2 coach, cioè
Anzi, sì, con quello attuale ormai sono 7 anni, quindi capisci che sono un atleta che sa che faccio il mio, so che il mio coach è bravo e ci sto bene, però il coach che ho lasciato prima, cioè, ragazzi, per decidermi a dire coach vorrei cambiare, io ci misi 3 mesi a scrivere un messaggio, non sto scherzando, ma No, perché? certo. Perché Rapportarsi con fondamentalmente, una cosa quasi. sì, ma è difficilissimo, ovvio che adesso stiamo parlando, vedi. Il problema di questi ragazzi di adesso, ma anche gente adulta, è proprio la scala di valori che i genitori insegnano. Cioè, secondo me dipende molto da quello, come sarà un uomo da grande, un atleta. Cioè, io ci ho messo 3 mesi all'epoca per mollare il mio vecchio coach, 3 mesi per scrivere mi dispiace. Cioè, adesso ti mandano un messaggio il giorno dopo che hanno vinto delle gare. Io ho visto dei pro passare pro, soprattutto le donne, questo lo dico, non perché le donne siano cattive. Il giorno dopo aver beccato una pro card, anzi il giorno stesso, pro card in mano, il coach a casa, ciao coach, ti ringrazio per tutto, però adesso ho bisogno di nuovi stimoli. Giuseppe, coach a casa, Perché ridi? io e Giorgia da Roma a Brendola in macchina, andata e ritorno, abbiamo fatto vincere una Pro Card, abbiamo fatto vincere due categorie e Non ricordo, c'era anche. assoluto Pro Card, tutto, torniamo un pippone di mail così con tutte le critiche perché abbiamo deciso le cose sul momento. Giustamente, perché si vede a vista, non si può. Perché sono là secondo te? Per decidere sul momento. No, ma sai, ma io stesso da coach, Ma quando sei sono in sicuro? gara, Ti dico, giuro. sì, ma Ti giuro. Marco, Una mail tutta sì. di critiche, tra cui Ma c'era il scusami, fatto che non ma era l'abbiamo tutto fatto compagnia. per... Allora, c'era il fatto che non l'abbiamo fatto compagnia tutto il giorno. E Sì. io le ho detto, perché per un paio d'ore gli ho detto, stai tranquilla, è un hotel, eccetera, devi soltanto riposarti. Io e Giorgio andiamo ad Dormi, tu allenarci. Io dormi. e Giorgio andiamo ad Ludo, allenarci, mi sembra normale. Poi siamo dovevi tornati a. stare lì a massaggiare E poi i piedi. tutto il discorso che diceva che, no, perché comunque è tutto caotico, perché siamo arrivati là e mi vedevate, vedevate la condizione, poi decidevate sul momento che cosa fare, quindi così è Così troppo. che bisogna Io ho fare, detto, però. guarda, non so se ti è chiaro come funziona, non so come. No, ma sai cosa, Ludo? Lui voleva il piano, non solo della Peak Week, lui voleva anche già per fare la spesa, per non destabilizzarsi, anche già i pasti una settimana prima del giorno della gara, perché tu dovevi prevedere No, aspetta, la cosa, tutto. a parte che è una lei, ma noi È ovvio, vabbè. avevamo fatto anche qui, cioè, nel senso, io le avevo dato proprio tutto il file, questi sono, è la bozza, il canovaccio, no? Questi sono i pasti che orientativamente andiamo a fare in base alla data d'uscita. Poi lo sai anche meglio di me, NBB soprattutto, poi tutte le categorie. Lasciamo fare. La data, l'orario di uscita ti cambia, ti zompa, ti fa, quindi devi stare là a monitorare tutto, in base anche a com'è l'atleta, la condizione e tutto il resto. Guarda, è una roba. No, ma Ok. gliel'hai Ma anche perché spiegato io, per che. esempio, in gara con vicino Cristiano, cioè è da un minuto all'altro, ma non sto Cambiamo. scherzando, si cambia. Bevi Sì. di più, bevi di meno, un po' di sale, non stacca il sale, mangia questo, smetti di mangiare questo. Andavamo al check, per esempio, a San Marino, io ho avuto la fortuna, e sottolineo la fortuna, di avere il mio coach sia a San Marino che ad Alicante. Purtroppo non è riuscito a venire in Polonia, ma comunque facevamo andare 4-5 Direi che è check andata bene. al giorno, cioè mi facciamo andare il check dopo ogni pasto. Marco mangia, dopo un'ora mi mandi peso e check, ok? Che almeno decidevamo cosa fare dopo. Ma quando appunto ho avuto la fortuna di averlo a San Marino, la sera prima, io non sapevo cosa avrei fatto il giorno dopo, ma è giusto così. Avevo portato la mia carica di gallette, la mia carica di riso, la mia Bravo. carica di merluzzo e pollo e carne rossa, per appunto una ricarica magari con la carne rossa, il mio sale, e dopo da lì decidevamo. Siamo andati in camera da lui, mi ha guardato, mi fa, ok, fai questo, questo, questo e questo. Ma... Questo intendeva l'ultimo pasto della sera. La mattina mi svegliavo, era un altro check in camera a dire cosa avrei dovuto fare da lì. Ma è Sì. quello che deve essere un vero Ma coach, che ti magari guarda, fosse lo capisce e ti dice cosa devi fare. esattamente Cosa, questo. cioè, Ma non può Ludo, guarda, esserci una lista. io ti capisco perché una volta con una bikini che poi vinse, la lasciai un'ora a dormire stesa. Dico, guarda, vado un attimo in bagno e vado a prendere un caffè perché sono un uomo, devo andare in bagno. Cioè, poi immagina Marco nella mia situazione, sarebbe già morto di tutto. Cioè, devo andare in Sì. bagno. La recriminazione fu che io mi ero allontanato per un'ora. Sì, no, questo. Non ti rendi conto, della sera dovevi stare lì a massaggiare i piedi, a soffiare il vento, perché giustamente gareggiava l'Olimpia e non Brendola, capito? Brendola, te, occhio. Quindi, guarda, io ti dico, adesso ti faccio ridere, messaggio rivolto, io parlo da atleta natural di merda come sono, ho fatto 30 gare in vita mia,
non ho mai avuto un coach in gara, mai, mai. Cioè, io gli mandavo le foto anche dal cesso, mi diceva cosa fare. Anzi, per le mie prime 10 gare io andavo da solo in gara, cioè io mi mettevo il mallo sul culo e sulla schiena da solo e salivo sul palco, mi sono sempre piazzato. Quindi devi essere handicappato per aver bisogno dell'assistenza. Guarda, sul palco in molti casi la cosa che vorrei è far capire alle persone che se avessero la disponibilità economica per andare da un top coach di quelli di alto livello e vedessero come, no, e vedessero come lavorano, con quale ma non superficialità, ma perché è così, perché tu parti dal presupposto che l'atleta sia cioè sia una persona razionale, autonoma, e non stai là la gente purtroppo vuole le leccate di culo. Infatti noi, guarda, ormai sai, la gente, io ho mandato proprio a fanculo di default ormai quando ci sono queste dinamiche. Io non ti sto a leccare il culo, io sono il tuo preparatore, io ti faccio il culo, è diverso al massimo. Esatto. Ma ragazzi, no, ma sai cosa? Il servizio psicologico, il supporto psicologico ha un altro prezzo. Ma anche, vedi, ma anche il fatto, ne parlavamo spesso con Marco, il fatto di accompagnare l'atleta alla gara non fa parte del pacchetto. Cioè, questo la gente non lo capisce. Cioè, il fatto, ipotizziamo te che sei in Inghilterra con la Georgia, cioè, avendo un atleta in Italia comporta dei costi muoversi, cioè, avrete un lavoro lì, penso, cavoli, come tutti. Cioè, il fatto che un coach venga dall'Inghilterra in Italia meno 3 giorni, perché non vieni un giorno e vai via, star lì, albergo, viaggio, il fatto di fare il babysitter all'atleta costa. Ma io mi ricordo, cioè, ma anche noi che ci muoviamo dall'Italia, per me andare, non so, un San Marino Pro, dove ne ho diversi, sto 3 giorni via, sono soldi che uno perde. È brutto ragionare così, però soldi che uno perde dal proprio lavoro, tempo che toglie alle persone care, scusa, perché... dove è scritto, poi ovvio che se una, cioè, andare lì deve avere un costo ed è giusto che il coach paghi. Io mi ricordo un Patrick Tour che all'epoca aveva un Muzzi e altri due a un nord Italia, andò dalla Svizzera lì tot 1.000 euro a testa, soltanto per andare, e loro non, diedero i soldi senza batter ciglio, ma perché? Ma è giusto, cioè, se tu vuoi il coach lo paghi, ma ci mancherebbe. Ma è come un Marco che, immaginiamo che Cristiano fosse andato lì in Polonia, ma conoscendo Marco gli avrebbe detto: Cri, ovvio, vieni in camera con me, ti pago io, porco Giuda. Cioè, quando è venuto Cri mi ha sempre spagato con lui, dopo lui, esatto. Allora, c'è da dire che Cristiano è classico piuttosto che farsi pagare le cose, veramente ti mette due dita negli occhi, perché è l'uomo più generoso veramente che conosco. Cioè, è impossibile pagare una cena con Cristiano. Se riesci a pagare una cena con Cristiano, veramente è più difficile pagare una cena con Cristiano che vincere l'Olimpia, per farvi capire. Però comunque noi, cioè, è ovvio anche solo dirlo, noi no. Cioè, quanto costa 170 euro la camera? 170 euro li paghiamo noi, perché comunque è un servizio che tu dai in più. Cioè, un conto è seguire un anno, cioè, tra alimentazione, integrazione, tutti i check, consigli, supporto anche a volte magari psicologico, perché sotto gara comunque anche il più forte un pochino di stabilità ce l'ha, ok, quindi quello tu paghi in un anno. Però non è che se tu decidi di fare 15 gare uno deve spendere non so, anche solo 200 euro per spostamento tutte le gare. Ragazzi, sono 3.000 euro che gli escono, se gliene dai 1.200 l'anno capisci che c'è qualcosa che forse non torna, no? Quindi ovviamente quello di sostenere le spese del preparatore dovrebbe essere un buon uso, un buon costume, insomma, di tutti. Dovrebbe essere una cosa che magari tanti non capiscono, perché se il mio coach ti do già 1.200, 1.500, 2.000, 3.000 euro l'anno, devi venire. No, se vengo è perché fa piacere a me, certo. Però chiariamo, se spendo bene, lo spostamento magari è carico mio perché fa piacere anche a me venire, è comunque parte del mio lavoro, ci sta. Anche a me piace, puoi dire le gare, piace vivere il palco, il backstage. Però se devo stare in giro per tutte le gare e spendere 4.000 euro l'anno per i miei atleti, capiamoci che, insomma... Sì, ma guarda, ma stessa cosa che vedo io nel posing. Io lavorando soprattutto sabato e domenica, se dovessi andare a tutte le gare e non lavorare sabato e domenica, io non potrei più lavorare. Cioè, ovvio che se nel momento in cui mi sposto per andare a una gara dove ce ne ho 36, io dico, ragazzi, ce ne ho 36... almeno stanza, viaggio e tot a testa per farvi la babysitter e 3 check-up in 2 giorni ci sta, secondo me. Cioè, di sicuro mi deve riandare in tasca la pagnotta che tra virgolette non prenderei andando da loro, fondamentalmente. Poi sai, cosa ridicola? Io sento molti atleti italiani, questo pro e amateur soprattutto, lamentarsi dei coach americani, perché dicono appunto che gli americani si fanno pagare ogni minima cosa. Ma è ovvio, ragazzi! Cioè, Marco lo sa, cioè,
molti coach top trainer americani nel pacchetto, cioè è compreso il fatto che loro comunicano solo tramite mail, per esempio. Tu hai tot mail a Io settimana faccio al di così. fuori delle quali non puoi. Esatto, se tu paghi quella cosa, il supporto dell'amico non si paga. Cioè, siamo noi italiani che siamo dei coglioni, che siamo di cuore, però cioè, la norma non è essere di cuore come siamo noi italiani. Cioè, noi cosa facciamo? Prendiamo ovviamente soldi per consiglio alimentare, dieta, preparazione, posing, e al di fuori di quello diamo anche il cuore. Gli americani non sono così, ma è giù, è quello che Allora, dovrebbe essere. va detta una cosa. All'estero il mercato del fitness è totalmente diverso. Girano molto Certo. più soldi, molti più soldi. Quindi, quando ti approcci e vedi questo tipo di approccio economico, è semplicemente perché è un mercato molto più vivo, pensato e meno improvvisato. È questo il discorso. Non sono improvvisati, ok, dammi tot, ti seguo e fine. Cioè, loro. No, lì è. Esatto. E per cui, io non credo che Ma ci sia da infatti, lamentarsi. Cioè, se vuoi paghi, se vuoi di più paghi. sì, ma infatti, vedi, è stato un discorso che. Dimmi, vai. Posso per curiosità, avevo mandato, ma proprio per curiosità mia, Giuseppe lo sa, delle mail a tutti i preparatori americani. Marco, oh, Ludo D'Ambrosio, il signore lì, Pietro, detto Pietro, in mezz'ora mandò 5 mail a 5 top del mondo. Ma Cioè, sì, perché non ero proprio perdere curioso mai per... tempo, eh. Sì, ero proprio curioso per sapere anche solo come trattavano i clienti, no? E la maggior parte erano, tra cui appunto avevo contattato Fara, avevo contattato Certo. Sync, Apito, avevo contattato Neil Hill, adesso mi scappa ancora chi avessi contattato. Vabbè, comunque, Mancava solo quello delle esatto, wellness e poi le avevi contattate tutte. avevo contattato per curiosità e tutti comunque vivevano così. Prezzi assurdi, cioè nel senso assurdi, poi comunque sai che vai comunque con un top coach, però andavano logicamente a pacchetti, c'era il pacchetto bronze che avevi ipotetico una mail a settimana, il pacchetto non so, gold, platinum, eccetera. Se volevi ogni minima cosa in più, per esempio fino a 4 gare l'anno, era pagato appunto nel super prezzo di 4, 5, 6, 7 mila euro per capirci. Se volevi appunto una preparazione per più di 4 gare erano 1.000-1.500 dollari in più ogni gara, quindi c'è anche lì, anche solo, è solo tramite mail o magari una chiamata Skype a settimana. Quindi, quando veramente i nostri clienti, come di sicuro anche voi, ti bombardano di domande per 24 ore di fila, ci sarebbe da fargli capire che perché siamo noi così che vogliamo, ma se non rispondiamo quel messaggio alle 22.50 di sera o alle 2 di notte, sappiano che comunque se si mettono in mano a un top coach. Non ti cambiano proprio. Non sarebbe proprio No. così. Ma poi noi diamo WhatsApp, i top trainer danno la mail, cioè della serie Esatto. il numero non Ma lo danno, ragazzi. allora Cioè, ma tu. noi ad esempio siamo partiti con un discorso di WhatsApp, mail, ci sentiamo, eccetera. Poi vedendo che alcune persone semplicemente non lo sfruttavano WhatsApp, abbiamo detto allora facciamo anche una versione più smart per chi semplicemente vuole il programma e non si fa sentire, eccetera, che costa meno perché devo farlo pagare di più. E quindi Ovvio. sono nati questi due modus. Adesso la tendenza che c'era in passato, adesso noi stiamo molto più rigidi e molto lasciamo meno margine perché ci siamo anche un po' rotti i coglioni. Erano le persone che facevano una cosa e poi, visto che non possono scriverti su WhatsApp, ti scrivono su Direct. No, Su. vabbè, No? Allora, e non rispondevi e si incazzavano. Allora io ti dico, perché c'è mancanza di comunicazione? Ti dico, guarda, la comunicazione c'è, però la devi pagare. È come se io vado al McDonald's, prendo l'Happy Meal per bambini e dico, certo cazzo, le porzioni sono piccole. Prenditi un Big Mac. Eh no, costa troppo. E allora le porzioni non sono piccole, senti che hai preso la cosa più scrausa. Quindi mamma è. mia, Poi ragazzi. Sì, io no, secondo me, scusate. sai cosa? Scelgono il coach solo perché io ho sentito tanto questa voce, no, negli ultimi periodi specialmente. Scelgo quel top coach perché è conosciuto dalla federazione, quindi se vado a una gara mi buttano avanti. Allora, c'è sempre da parlare che non ci sono solo le gare, ma c'è anche tutto il resto. Come diceva prima Giuseppe, facciamo, cioè noi ci affidiamo a un coach per avere un miglioramento fisico dal quale appunto dipendono i nostri risultati in gara. Se tu vai da un coach, devi farlo perché, cioè, devi andare da lui perché secondo me lo consideri un professionista che ti può far migliorare il più possibile in salute, logicamente, e longevo nel tempo, e di conseguenza vincere, ok? O comunque fare bene alle gare. Se tu vai da un coach che solo perché tu pensi che andando da uno che è conosciuto a tanti atleti sei più considerato in gara, a parte che
la considerazione per te stesso è nulla, perché se devi essere considerato solo perché il tuo coach è famoso, vuol dire che o non vali niente come atleta o pensi di non valer niente e non va bene. Ma cioè, se vai da uno solo perché pensi che ti buttino avanti per favoritismo, allora cioè, tu vuoi vincere le gare per favoritismo o per meritocrazia? Cioè, quindi io preferirei, appunto, io non ho scelto Cristiano perché era un top coach di nome, ma perché ai tempi avevo valutato, e comunque sono ancora con lui dopo 3 anni, c'era un motivo, Cristiano come un professionista che poteva insegnarmi qualcosa, che poteva farmi crescere come atleta. Infatti da Man Physique, comunque, che non ho mai vinto una gara, ho fatto secondo, terzo, quarto e quinto, non in ordine così, però ho fatto quello, ha comunque la prima gara da Classic a vincere l'assoluto e poi prendere una Pro Card un anno dopo. Ma mi ha fatto crescere oltre a quello, ma anche professionalmente, proprio come persona, cioè, mi ha insegnato molto. Quello è un rapporto che tu hai con un coach, ma sempre con il rispetto. Perché poi può nascere comunque amicizia, tra virgolette amicizia, dopo un anno, 2 anni, 3 anni, quello che è, ci sta. Però se anche Cristiano non ci andassi d'accordo come magari persona, ma mi fa crescere, mi fa imparare, mi fa vincere, è quello il compito del coach, eh? Cioè, c'è il mental coach che è il mental coach e c'è il coach che è il coach. Se poi un coach è bravo anche a gestirti psicologicamente, ancora meglio, però non bisogna approfittarne con 18.000 messaggi tutti alle ore, perché comunque lì comincia a essere un pochino una cosa troppo invadente, e allora non va bene. Anche perché se uno ha 30 clienti, 40 clienti, 50 clienti e tutti ti scrivono 20 messaggi al giorno, vuol dire che tu ti ritrovi con 300, 400 messaggi lì, così come fai? Cioè, certo. Boh. Siamo andati un po' leggermente, leggermente. Allora, ma no, sei quello che dal cuore, ragazzi. questo è il bello. Allora, no, ragazzi, siamo partiti da Ian, che adesso sì, vuol provare una season con tour. Allora, giusto, da con James. Con James. Sì, James, scusami, sì. Scusami, James. Allora, direi di far questo. Gli Open ce li siamo visti. Io questa puntata la carico e nel frattempo noi poi ne registreremo un'altra su tutte le categorie estetiche, quindi insomma, vediamo dove arriviamo. Sì, però, no? Come? La venerdì le categorie estetiche, perché Ricky, infatti, so che cerchiamo di farla Allora, mo ci organizziamo sul gruppo. Anzi, ci teniamo dopo in direct. Sì, sì. Vai. Sì, anche perché i nostri portacolori saranno bikini e Man Physique quest'anno. Esatto. Quindi facciamoci subito bikini e Man Physique. Ma alla fine Zagarella non parteciperà, tanto ormai che ha detto Christian che salta, purtroppo. Peccato. Sì. Peccato. Vediamo. Dai, ragazzi. Dai, ci sentiamo sul gruppo. Assolutamente. Allora, buonasera. Ciao. Ciao.